Buonasera a tutti e ben ritrovati nel salotto di Bocca in Libreria, la social TV della Libreria Bocca, ricostruire senza sosta la speranza col patrocinio del Comune di Milano. E c'è da dire una cosa, mi sono creato questo salotto culturale in presenza a distanza, ma oggi sono tutto fuorché da solo. Ho incontrato tantissime persone, quindi ovviamente dovrò tornare a casa con mia moglie e mia figlia solamente perché non si può festeggiare il Natale più di quattro. La nostra famiglia siamo in 20.000, noi siamo io, tre fratelli, genitori, nipoti, mia moglie altrettanti, quindi sarebbe un delirio. Quindi almeno oggi sono in compagnia e ovviamente mi fa molto piacere essere in compagnia ormai di due amici. Non posso neanche più chiamarli collaboratori, sono diventati amici. Vedo più loro che mia moglie e mia figlia. E do il benvenuto a Carlo Motta e a Fortunato D'Amico. Rientriamo nella sua e il coordinatore di questo incontro con il grande maestro, lui che anche lui praticamente è di famiglia qui alla Libreria Bocca, che è Ercole Pignatelli. Quindi da amicaccio, Fortunato D'Amico, a questo evento. Grazie Giorgio, e ancora una volta nel salotto di Fortunato D'Amico Dynamic Culture abbiamo come ospite il nostro Carlo Motta, che è il direttore editoriale della Giorgio Mondadori, perché insieme a lui presentiamo l'ultima, come si dice, fatica di Ercole Pignatelli in questo caso. Quindi le fatiche di Ercole quest'anno sono state molte. C'era già stato un altro libro presentato attraverso questa rubrica mesi fa. Questo invece è l'ultimissimo, perché è un libro nato, diciamo, nel clima incredibile di quest'anno, del 2020, e soprattutto nato da un incidente, ma lo vediamo. Io lascio la parola a, come al solito, quando c'è Carlo Motta, che lui dirigerà tutte le operazioni del dialogo, tra me e il nostro ospite Ercole Pignatelli. Prego. Eccoci, eccoci. Ercole non è in diretta, lo è solo per quanto riguarda la linea telefonica, ma vedete la sua immagine, è ancora un bellissimo uomo, lo vedete, è un signor artista. Questa sera presentiamo il libro Ercole Pignatelli, Left Drawings con la mano sinistra, un libro che è appena uscito, è stato pubblicato ai primi di dicembre, che è già in distribuzione in libreria, già sul sito internet dell'editore. E lo vedete, è un libro che ha una storia particolare, che, come ha detto Fortunato, segue un altro volume realizzato quest'anno, la autobiografia bellissima e interessante di Ercole Pignatelli. Il curatore del libro è Fortunato D'Amico e a lui lascerei innanzitutto la spiegazione del titolo, per poi lasciare la parola all'autore protagonista del volume, protagonista di un volume che in realtà è stato in parte realizzato nel 2020, ma in parte ha una lunga storia. Prego, Fortunato. Sì, partiamo dal titolo, perché questo titolo? Perché nel febbraio 2020, ancora prima della chiusura del Covid, un brutto incidente, una caduta di Ercole Pignatelli per terra, sopraggiunta proprio mentre stava entrando in un ospedale per delle visite, non gli consente più di utilizzare per un po' la mano destra, perché si frattura il braccio, e quindi poi c'è il Covid, e in questi mesi dove comunque non si può uscire, lui è assolutamente un compulsivo verso la sua arte, cioè lui ha bisogno tutti i giorni di disegnare e di colorare. Ad un certo punto decide di utilizzare la mano sinistra, non l'aveva mai fatto. Diciamo che dopo 80 anni di guida con la mano destra, sul lato destro, come si dice, questa volta ha dovuto mettere in gioco tutta una serie di altre operazioni tra lato destro e sinistro del cervello e della sua diciamo, capacità motoria di utilizzare le arti, cioè le mani, in maniera completamente diversa. E quindi su questo si è cimentato lui stesso in esercizi che non si immaginava probabilmente neanche di riuscire a portare avanti, ma la forza di volontà ha fatto sì che lui producesse tutta una serie di disegni, e questi disegni sono poi pubblicati in questo libro. Per cui la mano sinistra diventa un chiaro punto di passaggio anche per quanto riguarda le riflessioni su tutto il corso della sua storia, che è stata disegnata con la mano destra, e lo vedremo perché. Ercole,
Ercole, in realtà, e poi ti lascio la parola, ringraziando ovviamente Fortunato per questo suo primo intervento. In realtà, tu ti sei trovato tra il mese di febbraio-marzo e il mese di aprile-maggio a dover pensare a un volume che doveva ancora chiudersi, la tua autobiografia. E in realtà questo volume non era ancora nato, perché tu ti sei messo a disegnare. Eri molto arrabbiato con il destino che ti aveva fatto rompere l'omero della mano destra, e però contemporaneamente alla lettura delle bozze del libro precedente, cosa ti sei messo a fare? Ce lo vuoi raccontare? E che strumenti hai utilizzato? Ercole, mi senti? Mi hai sentito? Sì, ti ho sentito, sto parlando. Sempre una penna con l'inchiostro, poi dopo dei colori, ma ho iniziato soprattutto con la penna. Dopo 3 giorni che mi ero rotto il braccio destro, mi ero rotto l'omero del braccio destro in 3 punti, ho sentito una urgenza di poter cominciare a fare qualcosa, perché sennò avrei veramente sentato i numeri. E quindi ho preso questa penna, ho preso 80 fogli che avevo lì, che mi ero portato per fortuna dallo studio il giorno, 2 giorni prima, quindi probabilmente questa cosa la sentivo, non lo so. E mi sono messo a disegnare e ho cominciato con dei nudi, con delle cose, la copertina addirittura è fatta su una busta di un ufficio postale, perché non avevo ancora capito che avrei potuto intervenire su questi fogli. Ho cominciato e basta, sono andato ogni disegno. Per fare un nudo ci mettevo 1 minuto, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, qualcuno è più composito, però alla fine, voglio dire, il risultato è stato questo, che io non mi sono accorto di quel periodo, perché avevo sempre la camera piena di fogli, di disegni, di matite, di acquerelli, e quindi come posso dirti, la disgrazia si è rivelata in quel momento una unica opportunità per darmi una possibilità che in effetti altrimenti non avrei mai avuto nella mia vita. Quindi la mano sinistra, tanto è vero che non lavoro più con la mano sinistra da quando sto bene, quindi è stata proprio una grazia per quel momento e basta. Allora diciamo, Ercole, che anche dal punto di vista del mercato, le opere che hai realizzato con la mano sinistra sono uniche e irripetibili, perché c'è anche da augurarsi che non ti rompi ancora l'omero del braccio destra. Ciò detto, dal punto di vista tecnico, qual è stato l'approccio? Vale a dire, hai cominciato col tratto a penna e poi man mano che hai preso confidenza ti sei portato sul colore, oppure è stata una cosa in parallelo e in realtà le due cose si sono sviluppate insieme? No, ho cominciato soltanto col disegno, col tratto, disegno, il segno puro, senza chiaroscuri. I chiaroscuri sono venuti anche dopo 10 giorni, 15 giorni, però il segno è stato quello che mi ha portato. Ma io in quel momento pensavo a Matisse. Matisse, quando negli ultimi mesi della sua vita, gli ultimi 2 anni, non poteva più camminare. Ecco, disegnava sul muro, disegnava con una canna, metteva un carboncino e preparava, diciamo, i bozzetti per la cappella di Vance. La cappella di Vance è stata fatta, diciamo, con i disegni preparatori che lui faceva sul muro della sua camera da letto a Cimiez, ecco, in Francia, e poi dopo sono stati realizzati, ma lui li ha fatti lì, con l'amico, perché era in mobilità. Ecco, come ha fatto i Quindi collage. è stato un processo graduale, perché in effetti ho fatto vedere un paio di disegni solo al tratto, uno molto semplice che probabilmente era stato realizzato nei primi giorni della tua, come dire, dei tuoi tentativi con la mano sinistra, e un altro che invece è un po' più articolato ed è una masseria con delle sfumature, quindi anche con diciamo, un'evoluzione, un perfezionamento. Ecco, Ercole, ma quindi in quel momento noi non sapevamo che da quei disegni sarebbe nato un libro.
Ed è stato, come dire, un pensiero che è maturato nel corso dei mesi, già nell'estate, però tu avevi in qualche modo focalizzato l'idea di voler realizzare un libro. Ma a quel punto subentra un altro aspetto, doveva essere un libro con i tuoi disegni, ma anche con delle poesie. E che cosa hai deciso di fare, di proporre anche all'editore insieme al curatore? Cosa sono queste poesie? Cioè, quali poesie sono state selezionate? Perché tu hai scritto tantissime poesie, per me tu sei un pittore poeta, e lo sei veramente, sei anche un ottimo scrittore, però queste sono poesie particolari, ce ne vuoi parlare? Allora, oggi, ieri e oggi ho scritto 6 poesie, per dire, ecco, allora, quindi è una mia consuetudine questa, da almeno 65-70 anni, ecco, e allora, io ho voluto fare, visto che questa disgrazia ha creato, diciamo, un precedente unico, ho pensato che avrei potuto, diciamo, illustrare con quei disegni alcune poesie che erano state selezionate nel 1972 da due miei grandi amici, che erano Eugenio Montale e Raffaele Carriere. No, loro mi seguivano, io ho fatto un libro con Eugenio Montale, edito da Gallimard a Parigi, da Mondadori a Milano, per l'italiano, la traduzione italiana, quella francese a Parigi, e Montale, tutto sommato, ogni volta che andavo a trovarlo, gli avvisi, gli portavo le ultime cose, e lui diceva, questa io la pubblicherei, questa se un giorno farei un libro la pubblicherei, e metteva con la matita una crocettina per non rovinare neanche il foglio, molto delicato. Raffaele Carriere invece si selezionava quelle così e metteva un bel asterisco con un pennarello blu. Io mi sono ritrovato che dopo tanti anni, pur volendo, non avevo mai dato retta e non avevo mai pubblicato di quello. Io ho detto, scegliamo che per quanti sono i disegni, 46, ma ce ne sono ancora altre, volendo, e puniamole ai disegni. Ecco, e così è nato questo libro, ma grazie anche a te, Carlo, che hai voluto, hai insistito, e anche fortunato che tu hai preso, diciamo, l'onere anche di scrivere un bellissimo testo, Daniela Pellegrini che ha curato la grafica, e devo dire, alla fine abbiamo dato un corpo totale a tutta la situazione. Quindi io sono molto contento di questo titolo, insomma, e poi cosa devo dire? Soprattutto per aver fatto l'omaggio a quei personaggi che però nessuno l'avrebbe mai saputo. Sì, anche perché, e ti interrompo rapidamente, Carrieri e Montale sono state, possiamo considerare due tuoi mentori. Tu hai conosciuto tantissime persone nella tua autobiografia straordinaria, ma straordinaria non solo perché è la tua autobiografia, ma perché racconti una parte importante dell'arte contemporanea, soprattutto milanese, ma non solo, del secolo scorso. Devo dire che in entrambi i volumi ha avuto un ruolo importante il curatore Fortunato D'Amico, al quale chiederei proprio qual è stato il, diciamo, secondo te, il contributo, che la influenza che hanno avuto non solo Montale e Carrieri, ma un certo contesto in cui Ercole Pignatelli si è trovato quando è arrivato a Milano a metà degli anni 50, per la verità il 1953, quanto è stato importante per l'Ercole Pignatelli artista e direi più in generale uomo di cultura, aver conosciuto e vissuto quegli anni meravigliosi, splendidi, ricchi di personaggi e di autorevoli letterati milanesi e non solo. Fortunato, il microfono, ti sei tolto l'audio. Ok. Mi hai sentito, Fortunato? No. Perfettamente, sì. Niente, no, ti rifigo. Ho sentito. Ah, ok.
Dicevo, certo, per un ragazzo di 18 anni sono stati basilari, cioè sono stati l'imprinting iniziale di tutta la sua attività. Lui veniva da Lecce, per cui veniva ancora da un periodo assolutamente, diciamo, un periodo particolare, perché c'era, ricordiamo, lui arriva all'inizio degli anni 50 a Milano con la mostra di Picasso e arriva quando Milano è strapiena di nebbia. L'abbiamo scritto anche nella biografia, ci sono un sacco di morti quell'anno a Londra, più di 6.000 in un mese per lo smog di Londra, e arriva in questa città da solo, quindi con una valigia e non sa neanche dove andare a dormire. La sua fortuna è poi di aver trovato questo posto proprio sotto il bar Giamaica, e nel giro di mezz'ora aveva già conosciuto tutti, oltre ad aver visto la mostra di Picasso. È una condizione di fortuna incredibile quella di Ercole Pignatelli. E a 18 anni di maestri c'erano stati degli influencer, come si dice adesso, ma i maestri li ha incontrati dai 18 anni in poi, perché i maestri si incontrano mentre frequenti e fai qualche cosa di pratico nella vita e ti devi cimentare. Due maestri importanti, Raffaele Carrieri era anche lui, arrivava dalla Puglia come Ercole. Raffaele Carrieri era molto diverso da Eugenio Montale, cioè il libro è giocato sulla dicotomia. Se devo dare una descrizione di questo libro, è il gioco dicotomico, cioè drammatico tra una situazione o un'altra. E vediamo perché. Intanto i suoi mentori sono due personaggi completamente diversi. Uno, Raffaele Carrieri, era uno scapestrato che va via a 14 anni, se non sbaglio, da casa per andare a raggiungere a Fiume Gabriele Gabriele D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio. Pensate, così giovani si parte per andare a difendere degli ideali che ancora devono ancora maturare in una persona, e lì addirittura subisce un incidente, e anche lui avrà problemi appunto anche ad una mano, così giovane. Una vita proprio girando i porti d'Europa fin quando non si stabilirà a Milano, poi nel 48 non aveva fatto grandi studi, però era diventato il critico del Corriere della Sera. Era diventato il critico del Corriere della Sera e oltretutto ferocissimo, perché siccome non lavorava per le gallerie, e allora le gallerie erano importanti, poteva dire tutto quello che voleva. E quindi era molto molto temuto dalle persone di allora. Raffaele Carrieri era un critico che scriveva anche per giornali come Epoca, una persona che si era fatto da sé, aveva conosciuto Picasso, e questo era importante in una formazione dell'epoca, perché Picasso ha stravolto più generazioni per il suo modo di portare la pittura e di portare la cultura. Lo aveva conosciuto, per cui tra l'altro Picasso gli aveva insegnato a fumare il Gauloise, e come ci ha spiegato Ercole, era un grande problema perché con le Gauloise lui non aveva mai smesso di fumare e tossiva in continuazione. Questo è stato uno dei ricordi che Carrieri portava dentro per questo incontro di Picasso, oltre naturalmente a tenere alta l'idea che come Picasso bisognava essere ribelli. Ecco, questo coniuga moltissimo la figura di Carrieri, che era un ribelle, con quella di Ercole Pignatelli. I due si incontrano quando viene chiesto proprio alla mostra che Pignatelli farà al Cavallino di Venezia, no? Nella galleria diretta da Carlo e da Renato Cardazzo. Si incontrano perché per quella mostra si chiama proprio Raffaele Carrieri a scrivere il testo, e scriverà in questo testo, decifrando un po' tutto il lavoro del giovane Pignatelli e descrivendolo come il ragazzo rondine, diciamo così, una dicitura che si porterà poi dietro per tanto tempo, Ercole Pignatelli. I due erano ribelli insieme, tanto che per un incidente, che poi magari vi racconterà lo stesso Ercole, dopo questo scritto non si videro per molto tempo, perché, come capita spesso ai pugliesi, soprattutto in quell'epoca, molto focosi per delle piccole cose, magari per anni non si incontrano, però poi si rincontrano ed è un grande amore pazzesco tra tutte e due. Tanto che io stesso, che in questi anni ho seguito tutto il percorso storico di Ercole, posso dire che è determinante la figura di Raffaele Carrieri nell'impostazione culturale che lo stesso Ercole ha portato avanti. Ecco, Come dall'altra parte,
dall'altra parte sì, c'è scusami, scusami. La dicotomia è Montale. Montale è completamente diverso da Carrieri, un tipo solitario che se ne sta a casa, che non vuole uscire, è un tipo, è un antifascista per eccellenza, è uno che anche lui scrive per il Corriere della Sera, addirittura viene assunto per il Corriere della Sera e lui scrive proprio le pagine dedicate alla Scala, voleva fare il musicista Montale. Insomma, ci sono poesie da tutte le parti, ma ci sono poesie che vengono da punti di vista diversi. E quindi per questo è la dicotomia di questo libro, cioè il disegno con la mano sinistra, dopo che si è disegnato con la mano destra, e riuscire magari a trovare un equilibrio anche tra questi due insegnamenti. Certo, l'insegnamento di Montale è stato vissuto mentre ancora prima che Montale diventasse il famoso Montale che conosciamo, cioè premio Nobel per la letteratura, che poi gli è stato dato nel 1975, per cui Ercole ha una grande possibilità, istoriando poi le poesie di Montale prima, di conoscerlo ancora in una situazione molto fluida, quando in parte, nonostante che era così famoso già prima, non era un premio Nobel, quindi la più alta onorificenza. E allora questo è il gioco interessante, perché giocare tra un'immagine visiva e i testi delle poesie scritte, tra l'altro, proprio negli anni 70, qualcuna anche negli anni 80, è stato un bel esercizio di creatività, di mettere insieme due momenti storici diversi e vedere come questi due momenti storici, mettendo insieme una poesia e dei testi, vengono fuori e fioriscono ancora altre idee, tenendo anche conto che tutta la poesia di Ercole Pignatelli è dedicata alla sensualità e all'erotismo, perché questo è uno dei suoi grandi temi, la donna è al centro di tutto il suo lavoro artistico. Grazie Fortunato. Ercole, intanto voglio ricordare a chi ci ascolta e chi ci ascolterà nella registrata che tu sei stato protagonista di una straordinaria mostra antologica al Castello di Vigevano, nella strada coperta del Castello di Vigevano nel mese di ottobre, appena prima che ci fosse il nuovo coprifuoco, chiamiamolo all'italiana. Un'antologica di grandissimo successo in cui hai fatto un paio di performance straordinarie, tra cui quella di dipingere, disegnare con degli strumenti, con dei pennelli, con dei pennarelli fluorescenti, il coperchio di un pianoforte suonato da grandissimo Francesco Libetta, tra i primi 100 pianisti del mondo. Quindi Castello di Vigevano, mostra antologica importantissima, dove veramente sono state esposte le tue opere più belle realizzate in oltre mezzo secolo, oltre 60 anni di attività. E quindi, voglio dire, hai marcato con una mostra importantissima anche il 2020. Possiamo dire che questo libro è anche un omaggio importante sia a Montale che a Carrieri. In poche parole, ci vuoi delineare il profilo di uno Carrieri e il profilo dell'altro Montale? Perché Fortunato ce lo ha illustrato molto bene, ma tu li hai conosciuti entrambi. Se dovessi esprimere un pensiero su ognuno di loro, che cosa diresti? Carrieri e poi Montale. Io direi che Carrieri era come un fuoco sulla paglia. Si accendeva e si spegneva, si accendeva e si spegneva. E dava molto calore quando si accendeva. Ecco, io e lui, con lui ho avuto un rapporto, diciamo, importantissimo, come del resto ho avuto un rapporto importantissimo con Lucio Fontana, diciamo, il più importante. Sto pronto? Sì, no, aspetta. Scusa, no, ho dovuto togliere l'audio perché c'è molto eco. Carlo, ti chiedo gentilmente, parla ma più a bassa voce, perché devo tenere molto alto il microfono per far sentire Ercole. Ok, allora parlo a bassa voce, proviamo a sentire. Ecco. No, dicevo a Ercole, leggendo la sua biografia è straordinaria per il numero e per la caratura dei personaggi che lui ha frequentato da subito. Come ricordava Fortunato, lui è arrivato, ha cercato casa, l'ha trovata vicino al Bar Giamaica, e la prima sera che è entrato al Bar Giamaica ha trovato gente, e mi attacco a te, poi ti lascio ancora la parola, Ercole. Io leggo i nomi, poi tu ce ne parli. Lucio Fontana, Milena Milani, Piero Manzoni,
Ugo Mulas, Salvatore Quasimodo, Dino Buzzati, Carlo Cardazzo e poi Raffaele Carriera, eccetera, eccetera. Cioè, lui è arrivato a Milano, è andato a vedersi la mostra di Picasso e queste sono le prime persone che ha conosciuto a Milano. Non è vero, Ercole? Sì, ma però posso dirti anche questo. Stiamo parlando del 20 novembre 1953. Nessuno di questi personaggi, forse Quasimodo un po' di più, era famoso. Nessuno. Esatto. Piero Manzoni era lì, che abitava in Via Brera, quindi andava, era, per lui era comodo andare a Giamaica perché abitava a 50 metri. Lucio Fontana aveva iniziato nel 46-47 a fare i buchi, che era un artista incompreso, un bravissimo scultore figurativo, un ceramista importantissimo di quell'epoca, ma voglio dire, la notorietà era, gli è venuta dopo la morte, perché gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 2 anni della sua vita, si è potuto qualcosa, ma non ha potuto, diciamo, quello che ha potuto. Ecco, Ugo Mulas era un grande fotografo, era stato il primo fotografo a realizzare quel volume meraviglioso sugli artisti americani, che ora è da famosi. Stiamo parlando di Pollock, parliamo di Rauschenberg, parliamo di Frank Klein, di questi personaggi. Voglio dire, però ancora erano lì che aspettavano il là per potersi buttare poi nel grande circuito che dava notorietà. Diciamo, Ercole, che tu sei arrivato a Milano e sei capitato nel luogo dove poi sarebbe esplosa l'arte contemporanea che conosciamo noi oggi, perché poi dopo ovviamente ci sono stati tutti gli abbinamenti pazzeschi che noi oggi conosciamo come storia dell'arte contemporanea italiana. Andavamo tutti lì a Giamaica. Sì, andavo via a Giamaica e devo dire che la stessa sera, oltre a questi, c'erano anche i più giovani, che però erano 10 anni più di me, ed erano Sabinovaro, Cristo Pippa, Bergolli, Peverelli. Li ho conosciuti tutti, ma perché non Giamaica era una specie di casa per tutti quanti, e quindi ci si ritrovava lì, poi si mangiava un panino, si beveva una birra, si chiacchierava fino alle 2 del mattino. Certo, E certo. Poi quindi è stato facile perché Milena Milani l'ho conosciuta quella sera e mi ha chiesto, me l'ha presentata Ettore Sordini, che era un sistema, che lui, e mi ha detto: ma che cosa fai? Dico: io sono appena arrivato, ma mi hanno detto che mi diceva Sordini che tu sei sì, sono un pittore, ma allora quando fai qualcosa dimmelo, che era mio compagno, va bene, che il mio compagno è stato Cardazzo, che è al Galleria di Manzoni. Allora io sono andato a casa, ho chiesto alla mia attualità, che mi ha detto: in questa stanza potete dormire in quattro, che costa 2.000 lire al mese. Io ho preso un letto in questa stanza, poi dopo 10 giorni ho detto: io dovrei fare un quadro. E dice: ma qui posso dire, io le stanze ne ho tre e le ho preso dove dormi tu. Dico: io ho visto sul balcone che se lo scappo dovrei dire opere, senso per i bagni, per potrei lavorare per lo studio, quale studio? Cioè, per diventare uno studio. Ma dice: questo è 1 metro per 1 metro, come fa? E dico: vediamo. Ho comprato da Cristi una tela per 80, un bianco, un rosso e un nero, perché non avevo soldi, e ho fatto il primo quadro, una donna scapigliata seduta su una sedia bianca con i fiori. L'ho fatto vedere alla Milena Milani, siamo andati da Cardazzo con Lucio Fontana quel giorno, siamo andati tutti e tre e mi hanno presentato Cardazzo, che era un uomo splendido, alto 1,90 m e passa, con la pipa in bocca, si è alzato, mi ha ricevuto, ha visto questo quadro, dice: ma questo l'hai fatto tu? Dico: sì, l'ho fatto io qua. Ah, però, allora, fai una cosa, io ti do 10.000 lire, che erano soldi, quell'epoca lì, ti do 10.000 lire, però me ne fai altri. E da quel giorno io ho avuto il primo grande mercante nella mia vita a 18 anni, perché lui aveva in scuderia allora Massimo Campisti, Filippo De Pisi, Giuseppe Capogrossi e credo, basta, 23.
Beh, hai detto poco. Erano gli anni giusti. Scusate, però purtroppo il corpo dobbiamo... collegato a Ercole si sta scaricando quello della libreria. E quindi allora andiamo a chiudere rapidamente, dai. No, andiamo a chiudere rapidamente. La storia è spettacolare, poi ovviamente la si potrà leggere all'interno del volume edito precedentemente, che poi abbiamo presentato in questo salotto. Poi io ti conosco di persona, erano gli anni giusti, c'era lì anche Sergio D'Angelo, tantissime esperienze, la Milena Milani. Poi anni successivi venduta anche alla Libreria Bocca, era il luogo di ritrovo. Però c'è da dire che insieme a tutti voi, nel senso insieme a quelli che oggi sono famosi, c'erano anche quelli che oggi sono meno famosi di quando era il periodo giusto. Il Crippa, il Dova, sono quelli che il mercato soprattutto ha un po' lasciato indietro rispetto ovviamente al Fontana, al Manzoni, al Castellani e a tutti gli altri. No, no, il telefono, Ercole, che va via e scarico purtroppo. Dai, di la tua, no, perché mi interessa questo aspetto. Cosa ne pensi? Non si sente poco, non si sente niente. Allora, lui dice, ti sento io, Ercole, ti sento io. Lui dice che ogni artista ha proprio destino. Riporta le tue parole perché non ti sentono. Puoi diventare famoso, diventato famosissimo e vincere il Gran Premio della Triennale di Venezia nel 1960, come l'ha vinto il mio amico Franz Klein, che conosci lì, certo. e morire dopo 2 anni. Come è successo a Manzoni? Lui dice che puoi diventare famosissimo e vincere il premio alla Biennale di Venezia, come è avvenuto con Franz Klein, che era un suo amico, o morire dopo 2 anni, come invece è successo a Manzoni. Lui ha vinto il premio alla Biennale di Venezia, non siamo conosciuti lì e poi siamo diventati amici. Ma purtroppo... morto. Poi è morto, che no, era solo Franz Klein. Poi è morto, sì. Era un sé, ok. Sempre Franz Klein, quindi ha vinto il premio e poi è morto. Di cui è rimasto famosissimo il Blue Klein. Partiamo tutti così, è una questione anche di moda, c'è la moda al momento va di un certo tipo di arte. Certo, certo, certo. È vero, l'arte è eterna. Lui dice che comunque è anche una sorta di moda, una volta va una cosa, una volta va l'altra. L'arte è eterna, però ovviamente oggi, Ercole, noi viviamo il Giamaica, era la questione che alcuni artisti che lo frequentavano sono diventati conosciuti e riconosciuti a livello mondiale, perché se si fossero, tra virgolette, persi nell'oblio di altri, del Giamaica non ne avrebbe parlato nessuno. Posso dire una cosa, Giorgio? Scusami, posso dire? Certo che è una moda, ha ragione Ercole. Perché è una moda? Perché non c'era solo Pignatelli in quel periodo, quei personaggi. Cioè l'Italia era divisa, cioè Ercole entra in un momento storico in cui c'è bisogno di felicità. Per cui Milano sceglie, e Milano che sceglie, tra gli altri Pignatelli e altri artisti, per farne il simbolo degli anni 60, 70, 80. Esistevano artisti che si chiamavano, ad esempio, che giravano in quel momento ed erano importanti perché, per esempio, parlavano della situazione del dopoguerra, dei lavoratori, penso a Zigaina, penso a Covili, penso a Motti, penso a Ligabue per quanto riguarda Nerone, in Emilia Romagna, cioè tutta gente che aveva dei temi, delle tematiche diverse, ma che in una Milano che cresceva e aveva bisogno di positività, loro hanno fatto un percorso che andava bene a chi allora comprava arte, per cui ecco, quelli che avevano un certo impegno ad un certo punto in una Milano che si ricostruisce facevano un po' paura, per cui è certo che è un problema di moda, è un problema di cultura. Milano ha potuto fare anche un exploit perché ha fatto delle scelte rispetto per esempio a Torino o ad altre città di territori e i suoi miti se li ha portati avanti. Sicuramente Pignatelli è un mito della Milano, assolutamente, che ha portato il colore che mancava in una città strapiena di nebbia che è stata così fino alla fine degli anni 70. Ha portato il sole pugliese. Senti, Ercole, dire ultime parole sperando che ti sentano, perché ormai siamo praticamente a Natale, mancano poche ore a Natale, la vigilia l'abbiamo
passata nel salotto di Bocca in Galleria, di le ultime parole, tutti in silenzio. Fortunato, ma è sempre implacabile, nel bene e nel male, implacabile. Io ormai sono arrivato a questa età e ho una storia alle spalle che voi sapete, non posso che augurarmi, sperare che la pittura abbia sempre il sopravvento, perché la pittura è la pittura, non è la portata di tutti. Se vogliamo tornare alla moda, ecco, la moda cambia ogni anno. La pittura non cambia mai, la pittura è la pittura con la A maiuscola, con la P maiuscola, arte con la A maiuscola, per cui non è per tutti. E allora chi ha avuto questo destino se lo tiene ben stretto e continua a dire che se dovessi rinascere di nuovo farei il pittore. Ecco, mi spiace solo una cosa, Giorgio, dirgliela, che questo libro però mette in risalto la sua capacità poetica. Questo libro nasce anche per quello. Allora io chiudo dicendo che tra i vari poeti Michelangelo era uno straordinario poeta, perché Pignatelli è veramente un artista a 360 gradi, e come ha sottolineato lui è veramente un grande pittore, perché poi bisogna distinguere, lui è veramente, lui ha portato, lui è il paladino della pittura della nostra seconda metà degli ultimi 30 anni del Novecento, del secolo scorso, e lui questo l'ha portato avanti. 50. Tra l'altro un film di luce straordinario, è veramente un grande pittore, veramente. Grazie a te Ercole, grazie, e anche soprattutto grazie per quello che hai fatto e che stai continuando a fare. Saluto, ci salutiamo. Ciao, buon Natale a tutti. Ercole Pignatelli, Left Drawings, con la mano sinistra. Grazie a tutti, grazie a Ercole Pignatelli, grazie a Fortunato D'Amico e soprattutto grazie a Giorgio Lodetti e la Libreria Bocca. Buon Natale a tutti. Qualcosa prima di questo Natale, questo è Natale praticamente. Un messaggio, Fortunato, un augurio. Voglio solo dire un augurio e che speriamo di continuare in qualche modo, vediamo come, un'esperienza che penso che sia unica in tutte le librerie del mondo, cioè 430 anni, credo che questo sia un primato che bisogna portare nella Milano che rinasce. Se Pignatelli ci ha fatto rinascere in un certo modo o ha dato avvio a certe forme di pensiero, pensiamo che questa esperienza deve essere anche esportata, ma deve essere assolutamente ricordata nella storia. 430 conferenze, webinar in un momento così particolare, bisogna ringraziarti Giorgio che hai avuto questa tua voglia anche di assolutamente sì, bravo Giorgio. Ragazzi, se voi mi seguite io vado avanti, io vado ad oltranza, e comunque c'è da dire che Ercole Pignatelli ha salvato il genere pittorico, come ha fatto Picasso con la divisione tra Picasso e Duchamp dei primi del Novecento, e l'ha portato nel terzo millennio. Quindi bravo Ercole. Chi vuole vedere Ercole Pignatelli andando alla Libreria Bocca lo troverà alzando gli occhi. Originali, libri, trova tutto, la Libreria Bocca. Trovate anche ecco la Libreria Bocca. Trova anche un quadro di Pignatelli, perché il quadro di Pignatelli ce l'hai sopra la tua testa. Sì, guardate, ve lo faccio vedere, giro il tavolo, il quadro di Pignatelli, ma non lo vedete perché è in prospettiva, ma in fondo là vicino al condizionatore c'è un quadro di Pignatelli. Allora un caro saluto e una buona vigilia a tutti, un buon Natale, noi ci vediamo, ciao ciao, buon Natale, buona serata a tutti. Ciao.